Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Qui riprende la seconda parte, perché abbiamo già spacchettato ben 18 pacchetti della nuova espansione Guardian Rising, Guardiani Nascenti in italiano. Abbiamo aperto ben 18 pacchetti e sono questi 18 pacchetti, guardate qui che roba. E andremo ad aprire adesso altri 18 pacchetti, ovvero questi qua che ci rimangono. Abbiamo ancora tante altre carte ultra rare e super rare, quindi GX, Secret, eccetera, da trovare. Quindi mi raccomando, incrociate le dita per me. Ovviamente direi subito dopo la sigla che andrà in onda fra poco di passare ad aprire gli ultimi nostri 18 pacchetti, perché già io non vedo l'ora. Eccoci qui ragazzi, bentornati, siamo pronti per iniziare nuovamente lo spacchettamento. Questa volta direi che possiamo tenere i nostri pacchetti direttamente qua senza doverli togliere, anche perché ho sistemato le carte qui davanti. Abbiamo qui anche una pila di comuni, guardate, che sta veramente aumentando sempre di più. Bene, direi di passare al primo pacchetto da aprire, che ovviamente non ci teniamo. Io ci provo, ma non ce la faccio. E andiamo con quindi il primo pacchetto di questa seconda parte. Ho già visto Pancham, che abbiamo già trovato 20.000 volte in quella precedente. Basta. Allora, abbiamo qui Pancham, Snorunt, Castform, Vanillite, Markrow, Energia Acqua, Machoke, molto bello, non l'avevamo trovato questo Machoke travestito da mucca, probabilmente perché guardate che mento che c'ha. Glalie, Watchog, Geodude, Formalola, Reverse e attenzione, abbiamo Talonflame, raro, normale, niente di che, anche perché l'artwork è veramente molto bello ragazzi, ma è una regolare normalissima. Noi puntiamo ovviamente a trovare le GX, vediamo se questo pacchetto riusciamo a tenercelo, anche se quello con questo artwork ce l'ho già, quindi vabbè, se ne frega. L'abbiamo ucciso anche questo pacchetto, spero che sia giusto, sì, 4-2, eccoci qua. E abbiamo Helioptile, che mettiamo qua, Tentacool, Stuffful, Alolan Senshrew, Cottonee, Energia Elettro, Machoke, Slowbro, che cerca la sua bacca, sembra Scrafty, lo scoiattolo dell'era glaciale, veramente. Poi abbiamo Watchog, Tartonator, bellissimo, raro, questo qui non c'era nell'espansione giapponese, penso fosse una promo perché non era presente, o forse non l'ho trovato in SM+1, questo non ve lo so dire. Comunque carino, carino, molto carino, sputa anche dal naso, raffreddore probabilmente. E abbiamo qui, attenzione, una rara che è... Oh, prima full art, cioè in realtà seconda perché abbiamo già trovato l'Holland Ninetales, però diciamo prima full art allenatore che troviamo è questo Hau full art, che non era presente in nessun set giapponese perché si distribuiva come promo. Noi invece ce l'abbiamo in questo set, comunque una full art veramente molto bella, per quanto io odi Hau, è veramente fatta molto bene. E guardate qui questo Raichu Formalola, quant'è carino, sembra fatto di... cioè è così carino, sembra un Tamagotchi. Ragazzi, lo mettiamo subito ovviamente in bustina perché non lo lasciamo, come sapete, a prendere la polvere senza una bustina. Ed ecco qui che lo mettiamo, no, non lo mettiamo qua insieme alle altre, lo mettiamo qua perché l'abbiamo trovato in questa apertura. E passiamo al prossimo pacchetto. Ci aspettano tantissime altre carte incredibili, quindi direi di non soffermarci troppo, anche se questa è veramente bella. E abbiamo, attenzione, Petilil spoileratissimo, ma non ci impensierisce perché noi speriamo nelle ultra rare. Abbiamo Petilil appunto, Helioptile, Tentacool, Stuffful, tutte carte già viste, Senshrew, Energia Fuoco, Labarella, Hakamo, cos'è il Super Enalotto qui, Alolan Vulpix Reverse e attenzione, la rara è... Oricorio giallo, quindi ne abbiamo trovati tutti perché ci mancava solo questo. Abbiamo trovato tutti gli Oricorio che sono tutti rari. Speriamo che almeno siano forti per il gioco di carte, almeno uno dei quattro, perché farli tutti e quattro rari e poi fanno schifo, insomma, non è proprio il top. Andiamo ad aprire un altro pacchetto con l'artwork di Tapu Koko. Stiamo facendo qui un gran casino perché ci sono troppe macerie di pacchetti. Andiamo a fare il nostro trick e troviamo Bellsprout che guarda in alto, Gligar, Alolan Geodude, Patrat, Litwick, Energia, Max Potion, Clefable, Lampent, prima volta mi sa che lo troviamo, se non sbaglio, Clefable e attenzione, la rara è
Wylord, molto carino questo artwork, diciamo niente di particolare, però è molto stilizzato, però diciamo molto carino, comunque rende bene l'idea, anche se è veramente così grosso che probabilmente queste sono le isole di Alola, e è più grosso Wylord di un'isola di Alola, molto probabile. Comunque continuiamo a spacchettare con un altro pacchetto che non riusciamo a tenerci assolutamente, ormai ci rinuncio ragazzi, è impossibile. E attenzione, in questo pacchetto troviamo Fletchling in suo primo piano, Vulpix di Alola, Gotita, Chansey che cammina felice, Petilil, Energia Metallo, Sebly, Max Potion nuovamente, Sudonudo, Blissey, raro e reverse, carino questo artwork, l'abbiamo già visto in versione giapponese quando abbiamo spacchettato e rende molto bene anche lo sfondo, anche se è molto, diciamo, fatto così, sembra una idol cicciona di quelli giapponesi. E poi abbiamo, ragazzi, la nostra rara che è Rayquaza! Oh, mi ha trovato una che cercavo, perché questa mi manca per la collezione, anche se effettivamente è una rara regolare. Comunque, è stata distribuita questa carta di Rayquaza, non mi ricordo in quale mini set in giapponese, e invece l'hanno inserita appunto in inglese e ovviamente anche in italiano, eccetera, in questo set di Guardiani e Nascenti. Molto carina questa carta di Rayquaza, che ovviamente finirà nella mia collezione, quindi per adesso la mettiamo in bustina insieme alle altre, anche se non è un ultra rare, solo perché andrà nell'album. Ecco qua che la mettiamo qui. E andiamo ad aprire altri pacchetti. Ovviamente mi serviva questa per collezione, quindi speriamo di non trovarne altre, perché sono rare, regolari, normalissime. Me ne serviva una e basta. Oh, l'ho anche tenuto questo pacchetto. Dai, non farmelo. Oh, ce l'ho fatta. Ok, è sempre quel un pacchetto che avevo già. Vabbè. Ok ragazzi, andiamo a fare il nostro rick di 4-2 e speriamo di trovare qualcosa di altrettanto bello. Abbiamo qui Machamp, Fletchling, Vulpix di Alola, tutte carte già viste e riviste che non mi fermo a commentare. Oh, l'aspirapolvere, questo ci serviva. Gotorita, Energy Recycler. Attenzione, Lunala in un artwork, il primo dopo i due artwork GX, diciamo, che abbiamo visto, tre se contiamo anche quello full art come diverso. Questo appunto è un artwork nuovo, è la prima volta che non è Lunala GX. E molto carino, la versione di Solgaleo così è stata inserita anch'essa in questo set, si trovano entrambe in SM+1 e l'artwork di Solgaleo è qualcosa di bruttissimo, però se lo troviamo lo faccio vedere. Abbiamo qui Lunala Reverse, raro, e attenzione, Tortonator, va bene, dai, abbiamo trovato una Reverse e una rara regolare. Non ci lamentiamo, anche se effettivamente per ora abbiamo trovato solo una full art in questa parte, ma aspetto tante cose belle come nella prima parte. Andiamo a fare il nostro trick e troviamo, attenzione, Helioptile, Staffull, Sandshrew di Alola, Cottonee, Energia Fuoco, Merani, Fieldblower, ovvero appunto il nostro caro aspirapolvere, scusate, Gothorita, Aquapatch Reverse, non male, molto carino, sembra quasi texturizzato, e la rara è Probopass, benissimo, abbiamo trovato un nasone. Andiamo bene in questa parte in cui non troviamo ultra rare, sembra, perché abbiamo trovato solo il nostro caro Au, che oltretutto io odio nel gameplay. Speriamo in questo pacchetto, perché per ora sta andando malino questa seconda parte. E troviamo Tylo, Carvania, Barbatch, Phantump, Machop, Energia, tutte carte già viste. La reversa è un Salandit, che se la ride perché non troviamo le ultra rare. E infine abbiamo Oricorio, bene, continuiamo a non trovare una cippa, veramente una ben amata cippa. E vabbè, noi non ci arrendiamo, ancora mancano molti pacchetti e ce la possiamo fare a trovare qualcosa. Apriamo il nostro pacchetto e no, ho sbagliato il trick, ecco, infatti sono 4-2, porca miseria, dopo mi chiedo perché trovo le rare in mezzo. Delibird, Tylo, Carvania, Barboach, Phantump, Energia, Beware, bellissimo ragazzi, bellissimo quel Beware. Attenzione, Marshmallow Reverse, e la rara è Godra olografico, dai, non male, almeno abbiamo trovato una holo molto bella, che avevamo già visto quando abbiamo spacchettato appunto Guardiani Nascenti in giapponese. E se riusciamo a mettere le carte così, no, non ci stanno. Andiamo ad aprire il prossimo pacchetto con l'artwork sempre di Commo, che ci siamo anche tenuti. Ne abbiamo ben tre di artwork di Commo salvati e neanche uno, uno di Tapu Koko e neanche uno degli altri due. Bene, andiamo avanti con questo pacchetto 4-2, il nostro trick come al solito. E abbiamo Fletchling,
Vulpix forma l'ola, qui sta formando la torre di Pisa e sta pendendo da una parte anche questa, la torre delle comuni, dopo ve la faccio vedere, si sta sgretolando. Altare del sole, altare della luna sempre insieme, del mais raro e attenzione, Lilligant, ok, anche qui abbiamo trovato una rara normale, abbiamo finito il set delle rare ormai direi. Niente, non riesco a tenermi l'artwork di Lycanroc forma mezzanotte qui. I pacchetti stanno inondando la mia postazione. Beldum, Rockruff, vabbè qui insomma tante cose già viste e riviste, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. No, andiamo direttamente a Rockruff Reverse e attenzione, abbiamo Sandslash di Alola, artwork stupendo, come vi ho detto già quando l'ho trovato in giapponese, però qui è una rara regolare, normale. In Giappolandia era non comune, direi che gli ci stava anche molto meglio. Anche se l'artwork è molto bello, è giusto che alcune abbiano una rarità inferiore rispetto a quella che gli danno. Andiamo a fare il nostro trick. E abbiamo Wilmer, Beldum, Rockruff, Machop, insomma anche qui tante carte. La prigione, bellissima. Tentacruel, bellissimo. Marshmallow. Helioptile, Reverse. Contentissimo questo Helioptile. E abbiamo qui la rara che è Golisopod olografico, molto bello, l'avevamo già visto ovviamente anche questo in giapponese, molto molto bello, guardate anche la posa, a me poi Golisopod piace veramente tantissimo come Pokémon, è fatto troppo bene, è strafigo, è tipo un Armaldo 7 volte più bello. Andiamo avanti spacchettando quest'altro pack e abbiamo, attenzione, 4 e 2. Tylow, Carvanha, Barboach, Phantump, Machop, Energia, insomma tante cose già viste e riviste anche qui. Andiamo direttamente alla Reverse che è una rara, quindi veramente tante rare Reverse in questi pack, più rare Reverse che olografiche. Abbiamo trovato Sandslash di Alola e abbiamo, attenzione, Oricorio, basta con sti uccelli di tutti i colori, non ne posso più, sti pappagalli. Altro pack, altra ultra rara, speriamo. Abbiamo qui il nostro trick, come al solito. E troviamo Wishiwashi, Nosepass, vediamo se abbiamo qualcosa di interessante, direi di no, andiamo alle non comuni. Merani già trovato, Ala, tu non puoi passare! Poi abbiamo Machop e infine ragazzi la rara è... Oh, un Algiex, finalmente, da un po' che non trovavo niente, abbiamo trovato la versione normale di Ninetales di Alola GX, abbiamo trovato infatti la versione full art, come non trovare anche la versione normale. Molto molto bella, guardate qui, rende molto bene, anche se la versione full art ovviamente è molto molto più bella. Comunque, non demordiamo, abbiamo qui gli ultimi 4 pacchetti, direi di mettere via il box. E abbiamo qui gli ultimi 4 pacchetti, vi dicevo, con Au che... no, stai nella polvere Au, è giusto così. Abbiamo qui il quarto ultimo pacchetto, già distrutto. Ed ecco qui il nostro trick. Slowpoke, Wishiwashi, Nosepass, Wimpod, Gumi, Energia, Energy Recycler, Tentacruel, Benda Scelta, Wimiscott Reverse e attenzione, Golem di Alola. Bene, dai, almeno abbiamo trovato un'olografica, anche se io punto a trovare almeno un'altra ultra rara, ragazzi, perché almeno 7 box dovrebbero esserci. Ne abbiamo trovate 4 nella prima parte, quindi puntavo a trovarne altre 4 nella seconda, ma so che sarebbe pretendere un po' troppo, quindi almeno però altre 3, quindi ce ne manca almeno una da trovare. L'obiettivo è trovare almeno un'altra GX, Secret, quello che volete, però almeno un'altra. Abbiamo qui tante carte già viste e riviste. Arriviamo direttamente verso la fine con Benda Scelta, Vanillish, bellissimo, e Sandslash di Alola Reverse. La rara, ragazzi, è Solgaleo, almeno abbiamo completato, perché ci mancava questo dopo aver trovato Lunala. Questo è il Solgaleo che vi dicevo da SM+1, che qui è raro normale ed è bruttissimo. Se secondo me l'artwork potevano farlo molto molto meglio rispetto a questa cosa tagliata a metà che hanno, che hanno escogitato. Comunque è giusto anche che ci siano un po' di artwork brutti, visto che ne hanno fatti veramente tanti bellissimi, quindi niente da dire, può capitare. Andiamo avanti con un altro pacchetto, 4 e 2. Andiamo a trovare Vanillite, Mudbray, Salandit, Stuffful, Slowpoke, Energia, Hala, Sudonudo, Mallow, Whiscash, raro e reverse, veramente un sacco di rare reverse. E infine,
Swallow raro regolare, ragazzi. Io confido in quest'ultimo pacchetto. Questo è l'ultimo pacchetto del set e io voglio trovare almeno un'altra tra GX eccetera, perché sennò abbiamo avuto sfiga invece che culo. Eh sì, perché qui si possono trovare fino a 8 tra appunto carte così, e trovarne solo 6 è un po' poco secondo me. Comunque, no, ho sbagliato il trick. Eccolo qui, 4-2. E attenzione, abbiamo Gligar, Vanillite, Mudbray, Salandit, Staffle, Energia. Andiamo con Fletchinder, Sliggoo, Beware, la collina di Nonno Bill. E attenzione, no, Vanillux, non ci credo. Ragazzi, non abbiamo trovato l'altra che volevo. Lì abbiamo avuto un po' sfiga, secondo me, in questi pack. Abbiamo trovato in questa apertura solo due carte, una super rara e l'altra ultra rara, almeno così dovrebbero essere, che questa full art ultra rara e la GX super rara. Davvero un peccato, perché mi aspettavo di trovare qualcosa in più dopo la prima apertura che è andata col botto, avendo trovato quattro di queste carte, poi abbiamo trovato solo due. Comunque abbiamo trovato un bel malloppone di carte holo e reverse rare, un bel po' di carte rare normali ovviamente, le reverse eccetera. La pila delle comuni è più grande che mai, cioè veramente assurda. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like anche a questa parte, perché mi aiuterebbe molto, mi supportereste, e ovviamente iscrivetevi al canale se già non lo siete. Lasciate un bel commento che mi fa sempre piacere. Noi ci vediamo domani con un'apertura delle random openings, quindi non mancate, rimanete sintonizzati. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.